Negli ospedali di Torino i ricoveri degli extracomunitari, dei clandestini extracomunitari, sono crollati del 20% perché i clandestini, gli irregolari, di fatto temono di essere denunciati. Onorevole Allase, lei è di Torino, come commenta questi dati diffusi oggi? Ma sono dati confortanti da un lato, perché assolutamente ci fanno ben sperare che l'impianto della legge proposta da questo governo, dal ministro Maroni, è assolutamente positiva e è un indice positivo per tutti i cittadini, perché tira fuori una situazione di illegalità che è latente e latitante da tempo memore, perciò è assolutamente positivo. Ci fa strano che sta avvenendo solo in una città rossa, in una regione rossa come nella città di Torino, e ci sono dei giornali di sinistra come La Stampa che denunciano questi eventi. È ancora presto per dire se il sistema che ha messo in campo questo governo per contrastare l'illegalità, la clandestinità illegale, è un provvedimento positivo. Stiamo a vedere nei prossimi giorni. A nostro avviso e dai nostri dati non c'è questo drastico calo di immigrati clandestini che stanno andando nei nostri ospedali. Si spera che questo avvenga più presto, perché la legge deve essere ancora approvata.